Oggi filetti di merluzzo con cipolle rosse di Cannara. Vediamo gli ingredienti. 450 grammi di filetti di merluzzo, ben puliti e ben spinati. 2 cipolle rosse di Cannara e 2 spicchi d'aglio. Dei filetti di acciuga sott'olio e del prezzemolo tritato, dell'olio d'oliva extravergine, della farina e poi del pepe bianco da macinare al momento. Intanto mi affetto le cipolle, faccio dei taglietti così. Poi un taglio bello lungo in questo modo e poi con grande calma me ne taglio a dadini abbastanza piccoli. Una cipolla è andata, attacco la seconda e vado avanti anche qui con molta calma. Rimane ancora da tritare l'aglio finemente. Vabbè, questo non è un grande problema. Fate così, fate proprio dei pezzettini. Oh, se l'aglio non vi piace, potete anche fare a meno di metterlo. E visto che mi trovo col coltello in mano, do una piccola tritata anche ai filettino di acciuga. Negli ingredienti ho dimenticato di dire che alcuni capperi dissalati e poi passati sotto l'acqua vanno benissimo, quindi al trito unite anche un po' di capperi, ma poco. Altra operazione importante è quella dell'infarinare i filetti di merluzzo. Fate un'infarinatura di questo genere, proprio da tutte le parti. Ecco così. Passiamo ai fornelli. Una bella padella molto ampia, un fondo generoso di olio d'oliva extravergine. E appena l'olio è a una temperatura decente, cipolla ed aglio tritato all'interno. Tenete la fiamma abbastanza bassa, perché la cipolla non deve assolutamente bruciare e quindi date una bella mescolata. Ecco, questa è l'acqua che aggiungo. L'aggiunta dell'acqua alla cipolla favorisce poi insieme all'olio a creare una sorta di piccola emulsione, fondamentalmente, che dà molto sapore. A fondo di cottura aggiungo le alici, le acciughe e quel po' di capperi che abbiamo tritato. Si devono proprio assorbire. Ecco la salatura. Tenete conto ora che già l'acciuga è abbastanza sapida, quindi sicuramente bisognerà un po' salare e pepare questo fondo di cottura, ma vi conviene sempre assaggiare, non oltrepassate mai il limite di tolleranza del sale e mai avere paura e vergogna di assaggiare.
metà del prezzemolo va a questo punto e l'altra metà a fine cottura. Questo darà ancora più profumo al fondo di cottura. La cipolla è ancora indietro di cottura, il sale ci vuole. E un po' di pepe a questo punto ci vuole. Una bella macinata di pepe. Ci sta proprio. Un po' di acqua. Vi faccio notare di quanto siano calate già le cipolle. Prima occupavano quasi l'intera superficie della padella. Sanno calate proprio, ma sono già più saporite. Ho anche già sentito, direi che fra poco possiamo aggiungere i nostri filetti di merluzzo. Lasciamo andare la nostra bottiglia. A questo punto io cambio sempre fiamma e ho messo proprio sulla fiamma minima e poi incomincio a mettere all'interno i nostri filetti infarinati. Poi con un po' d'accortezza vado a prendere un pochettino di cipolla e la vado a mettere anche sopra ai filetti. Ecco, e ora nel fondo di cottura, proprio per dare soltanto un po' di vapore in cottura, un pochettino di acqua. L'acqua si dovrà asciugare del tutto e fare con la farina del merluzzo quella cremina meravigliosa. Ecco, il merluzzo incomincia già a mollare giù la sua parte di acqua, però mi conviene coprirli. Eccoli qua. Il merluzzo è cotto, prendo un bocconcino, lo sistemo al centro del piatto, un altro bocconcino, così, con la sua salsina, e poi quest'altro ancora. Meraviglioso! Oi canno, filetti di merluzzo con cipolla rossa di Cannara. A tutti buon appetito! Ed eccoci qua. Sentiamo questo filetto di merluzzo. Un sapore smisurato, perché la sapidità del merluzzo in questa
salsa di cipolle. È esaltata. Il gusto si avvicina molto al gusto del baccalà, quello che è proprio dello stocco bagnato, come lo facciamo a Napoli. Direi veramente meraviglioso. È un ottimo piatto del venerdì, vicino a Corpo, un rosso. Ho trovato in cantina Tessa Albanello delle Tre Venezie di Paladino, è un ottimo vino ed è un Malbec molto molto buono. Un gusto rotondo, anche abbastanza amabile, che si sposa benissimo con questo piatto. Cucù, non ce la stai più, è fallù. Alla prossima, ciao ciao.